Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'informazione del quotidiano L'Attacco. In apertura la visita del Ministro della Protezione Civile e alle politiche del mare Nello Musumeci, che questa mattina è sbarcato alle isole Tremiti per constatare personalmente qual è la situazione locale. Il servizio di Domenico Suriano. Tutti i progetti realizzabili entro il giugno del 2026 saranno finanziati. Quelli che non possono esserlo non avranno destinate le risorse, perché nel giugno del 2026 tornerebbero indietro e sarebbe quindi un doppio danno. I progetti che invece non possono essere realizzati entro il giugno del 2026 saranno finanziati con altri fondi extrabilancio. Sono fondi di coesione e sono fondi cosiddetti FSC, cioè fondi per investimento, che non hanno una scadenza di meno di 3 anni, ma che invece possono essere realizzati in tempi ragionevoli. Siccome sappiamo quanto tempo serve in Italia per poter avviare una procedura di investimento, meglio evitare di dover poi restituire denaro a Bruxelles. Quanti problemi l'isola delle Tremiti, quanti problemi le isole in genere? Guardi, io direi che al 50% ho trovato problemi e potenzialità. E quello che ho trovato nelle isole Tremiti sostanzialmente è presente in quasi tutte le altre isole minori. Sono 220.000 italiani che vivono 6 mesi in condizione di normalità, parlo dei mesi estivi e primaverili, e 6 mesi in condizioni assai difficili per carenza di servizi, a volte per la interruzione dei collegamenti. Noi abbiamo bisogno di un progetto, di una legge speciale dedicata soltanto ai 33 comuni che si trovano sulle isole minori. Una straordinaria potenzialità anche in termini di ricaduta economica. Andiamo nel capoluogo di regione, a Bari, dove questa mattina si sono riuniti i vertici regionali del centrodestra insieme con i parlamentari pugliesi per fare il punto su programmi e candidature in vista delle prossime consultazioni elettorali. Nessun nome è stato ancora affatto, ma i riflettori si accendono in particolare sul capoluogo Dauno, dove si vota tra pochi mesi. Sentiamo le interviste fatte ai coordinatori regionali. Qualche mese fa abbiamo vinto a Brindisi, comune capoluogo, anche in altri comuni, e rendere praticamente permanente l'immagine che avete visto oggi, che oggi vedranno grazie a voi i pugliesi. È un centrodestra che fa riferimento a un governo forte, un governo che tiene molto alla Puglia, lo sta dimostrando. Faccio solo notare che il governo Meloni ha scelto la Puglia per svolgere il G7, per cui l'Italia ha la responsabilità dell'organizzazione. Questo significa che abbiamo un governo molto, molto vicino alla Puglia e di conseguenza molto vicino alle città come sono Foggia, Lecce e Bari, solo per citarne alcune che sono le più importanti, che andranno al voto tra il 2023 e il 2024. È chiaro ed evidente che esiste un forte centrodestra in questo momento, che è in sintonia con il governo nazionale, con la stabilità che il governo Meloni assicura, con la possibilità che i 200 miliardi del PNRR possono dare in chiave competitiva all'Italia e alla Puglia in particolare. Insieme a questo esiste un mondo del civismo che guarda con particolare attenzione al centrodestra, esiste un mondo del civismo non di facciata, non elettorale, ma vero, dei contenuti, al quale noi apriamo un dialogo, col quale noi apriamo una trattativa sui temi e sui valori e con il quale stiamo interloquendo in maniera forte e decisiva. Noi stiamo facendo un lavoro di coordinamento del tavolo del centrodestra e di tutti i partiti alleati a livello nazionale, aprendo a dei movimenti civici a secondo delle singole province e territoriali. Stiamo ragionando su dei nomi identitari, ma nello stesso tempo di apertura anche a un mondo che di fatto avevamo perso in passato. Vediamo di buon occhio quindi la riapertura a quel mondo che di centrodestra si è sempre sentita e che per un periodo di tempo si è forse non ritrovata per dei metodi e
le occasioni sono giuste, abbiamo il comune di Brindisi che ci lasciamo alle spalle, dove abbiamo fatto questo tipo di sintesi, Foggia, Lecce e Bari saranno per noi una importantissima valutazione. Tanta musica in questa seconda settimana di agosto, siamo praticamente a pochi giorni dal cosiddetto giro di boa di Ferragosto. Dicevamo, tanta musica in questa settimana, dove i cuori dei cartelloni estivi stanno entrando in contatto con i turisti e gli appassionati, un momento di condivisione che vedrà anche concerti e rappresentazioni teatrali. Tra le novità, una tribute band dei Queen a Peschici, ce ne parla Silvia Guerrieri. Si entra nel vivo dei cartelloni estivi per questa seconda settimana di agosto, dal 7 al 9, infatti a Monte Sant'Angelo, Piazza Duca d'Aosta sarà protagonista dei 100 anni di Pacchianella. Non solo, dal 9 al 29 agosto presso il castello sarà possibile visitare anche la mostra Viaggiare in Puglia. Si prosegue a Peschici domani martedì 8 agosto con Per sempre freddi, una tribute band dei Queen in piazza Pertini dalle 22. Vieste invece sarà protagonista il prossimo 9 agosto con l'Orchestra Suoni del Sud, pronta a celebrare Ennio Morricone in un concerto Marina Piccola, un omaggio al maestro del cinema italiano. Oggi ancora prosegue il Cavù organizzato dalla Proloco di Gagnano Varano, mentre l'8 ci sarà la corrida ad opera dell'associazione Time Music and Dance. Si conclude per oggi con Orsara di Puglia. Domani, martedì 8 agosto, ci sarà Massimo Gianquinto che presenta Inferno, l'arte brucia alle ore 18 presso l'aula consiliare, mentre alle 21 al Largo San Michele ci sarà Danzando sotto le stelle. Ancora per le iniziative estive a Carrantino, piccolo comune in provincia di Foggia, è stata inaugurata la mostra Ci vediamo ieri, paesaggi, volti e tradizioni del secolo scorso, con 100 anni di volti e di storie in 100 fotografie, un tuffo al cuore, un viaggio indietro nel passato, sottolinea l'amministrazione comunale nel presentare l'iniziativa, attraverso 100 anni di fotografie che ripercorrono la biografia collettiva di una comunità attraverso meravigliose immagini in bianco e nero. I cortei matrimoniali, le foto di interi gruppi familiari in posa davanti alla macchina fotografica, le scolaresche del Novecento con le maestre e gli alunni, le compagnie di giovani, i costumi del tempo con lo sfondo delle antiche insegne, dicono dall'amministrazione comunale. La mostra fotografica potrà essere visitata tutti i giorni fino al prossimo 20 agosto nella sala allestita in Corso Europa al Civico 114. È stata organizzata dalla locale Proloco con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziano Coscia. Chiudiamo con lo sport, con il calcio. Doveva finire in goleata in Coppa, invece il Foggia col Catanzaro a Vibo sabato scorso è stato eliminato con l'onore delle armi e solo con il minimo scarto. Buona la prima dei rossoneri di Cudini, ma adesso bisogna stringere i tempi e completare la rosa sul mercato. Ce ne parla Pino Autunno. Il Foggia è tornato ad allenarsi a Bastia Umbra dopo l'intermezzo di Coppa Italia Freccia Rossa di sabato scorso. Buona la prima dei rossoneri, eliminati ma a testa alta da un Catanzaro che ha faticato più del previsto per ottenere la qualificazione e regalarsi l'Udinese nel turno successivo. A decidere la sfida un gol a 20 dal termine dell'ex Curcio, ma a lunghi tratti è stato il Foggia di Cudini a meritare gli applausi per l'atteggiamento messo in campo al cospetto di un avversario più titolato e davanti nella preparazione. Dei nuovi all'opera dal primo i soli Antonacci, Marino e Martini. Prematuro ogni giudizio sul loro conto, Cudini alla fine si è mostrato piuttosto soddisfatto della prova dei suoi, anche se ora aspetta i rinforzi veri per innervare una rosa che era e rimane con gli uomini contati. Guai a credere di essere sulla strada giusta dopo soli 7 giorni. Il calcio agostano troppe volte risulta illusorio. Bene, è tutto per oggi con le notizie del quotidiano web dell'attacco. Vi ringrazio innanzitutto per essere stati all'ascolto qui con noi. Vi ricordo l'appuntamento per domani sera, martedì, sempre alle ore 20. Buona serata da Onofrio D'Alessio.